Ciao ragazze, Vlogmas, diciamo, dai, quest'anno farò dei Vlogmas un po' diversi. Parlo un po' piano perché Nello sta addormentando Mattia. Oggi è domenica 2 dicembre e vi dicevo che ogni fine settimana o sabato o domenica trovate un Vlogmas online con tanti spezzoni, spero carini, della mia settimana del mese di dicembre. Quindi per 3 settimane, per 3 fine settimana. Sì, 3 fine settimana ci terremo compagnia, perché l'alternativa era non fare Vlogmas quest'anno, però veramente siete stati in tantissimi su Instagram a chiedermeli, e quindi ho deciso di fare qualche pillola ogni tanto. Allora, oggi è domenica, noi siamo stati al centro commerciale e dovevo vedere se c'era un rossetto di MAC di Patrick Star, ma non tengono al corner questa collezione, mi hanno detto. E poi da Zara, da Zara ho preso questi dischetti di cotone, no, questi alla coppa li ho presi, li stavo andando a portare in bagno perché sono rimasta proprio a zero. E niente, praticamente avevo fatto un ordine per Mattia su Zara per il Black Friday, avevo approfittato del 20% di sconto per prendergli o 3 o 4 pantaloni lunghi e un paio di scarpe. Purtroppo le felpe non erano scontate, era l'unico oggetto che non era scontato. Gliene ho comprata una oggi in negozio insieme a un cappellino, un collo e un paio di guanti identici a quelli dell'anno scorso in beige, li ho presi anche in grigio, e poi ho preso un cappellino anche per mia nipote, per Chiara. Basta, niente, allora. Della Coppa vi voglio straconsigliare i dischetti perché costano poco e sono ottimi. Quindi io me li sono ripresi sia piccoli che grandi. E poi vi voglio consigliare, che li ho scoperti grazie a Enza, ho scoperto i pannolini, questi qua della Crescendo Coop, che danno anche la possibilità di averli in taglia 5 più. Praticamente, invece di essere 11-25 kg, esiste la taglia 5 plus, che è 13-27, poi c'è anche la 6 per chi serve. E sono spettacolari perché hanno un ottimo tessuto e sono sottilissimi. Infatti, qualcuno addirittura pensa che Mattia non abbia il pannolino, invece ce l'ha. Devo dire, anche quelli che usano al nido sono molto buoni. Niente, ho portato in realtà qua le cose anche di Zara, quindi le vorrei aprire insieme a voi. Allora, la felpa che gli ho preso l'ho pagata 14,95 ed è questa qua, ha le stelle in gommate in rilievo ed è una felpa invernale perché è sottile, come piace a me, però un po' pelosina dentro. E ora spacchetterò anche i pacchi del Black Friday. Poi questo è per Chiara, che è color panna. A Chiara l'ho preso in taglia 6-12 mesi, mentre poi a Mattia ho preso il cappellino in taglia 2-4, forse l'anno scorso c'era taglia 3-4, vabbè, gliel'ho provato, sembra stargli così. Il collo bello peloso dentro, il blu per esempio non lo fanno così morbidino dentro, e anche il beige, con il beige io mi sto trovando da Dio, anche le maestre hanno fatto i complimenti, dice che cose carine che ha Matti. E poi i guantini, potevo evitare perché non tanto li usa, però ho preso. Allora, gli ho preso un leggings, questo qua è invernale, felpato, quindi perfetto, sempre taglia 3-4 anni, non c'è il cartellino perché appunto io ho fatto l'acquisto online, però è bello massiccio e quindi sono contenta perché posso sfruttare alcune cose che ho sul blu. Ora mi manca una felpa sul blu da prendergli. Vediamo. Poi ho preso un altro pantalone di questo standard. L'unica cosa carina che ha è questa stellina con la scritta Go sul retro. Ah, qua c'è il prezzo, 8 euro, ma l'ho pagato sui 6 euro. Sì, 8 euro l'ho pagato su 6 euro perché c'era appunto il 20%, tipo 6,20 euro, 6,30 euro, così. Io mi trovo benissimo con questi pantaloni di Zara, sono veramente top, prezzo piccolo e sono meravigliosi.
Vediamo, questo non ha il prezzo, sempre taglia 3-4 e questo un po' più fine. Non so decifrare neanche bene il colore, sembra un blue jeans con tipo dei denti. Poi questo qua blu con le stelline blu. Blu è azzardato comunque, un color tipo jeans con la tasca sul davanti. Questo 10 euro, quindi l'ho pagato 8. Con i polsini in fondo, questo dovrebbe essere un modello col cavallo basso. Apro anche questo. Last bag e le scarpe al suo interno. Le ho prese un po' a caso come numero, tenendo in considerazione che gli potrebbero andare bene anche un po' più avanti. Quindi vediamo un attimo perché il 25 non c'era e siccome venivano a costare, quindi io l'ho pagato i 15. Sono delle sneakers pseudo invernali, diciamo, con le rifiniture col grigio e col nero con Snoopy. I lacci fatti così. La cerniera interna che è comodissima e niente, sono fatte in questo modo perché Mattia adesso porta 25 di Adidas. Magari queste verso febbraio gli andranno bene, tanto queste sono sfruttabili un po' tutto l'anno. Sapete che io sono amante delle scarpe sul bianco. Comunque io mi trovo molto bene col servizio di Zara online perché comunque vi dà la possibilità di fare il ritiro in negozio se non arrivate a delle spese, a spendere la cifra che vi consente di avere le spedizioni gratis. Quindi se non avete le spese di spedizione gratis, io faccio il ritiro in negozio così non pago, anche se magari non costano molto, perché magari costano 4 euro, però non pago neanche quei 4 euro. E si hanno 2 settimane di tempo per andare a ritirare il pacco in negozio, mentre per OVS mi sembra che avevamo 10 giorni e OVS dà la possibilità anche di pagare volendo in contanti al negozio, mentre Zara dovete per forza pagare online e solo ritirare, mentre OVS vi dice o pagate online oppure pagate là in negozio. Ho provato questi due servizi di ritiro in negozio e anche di Stradivarius, e anche con Stradivarius mi ero trovata molto bene. E niente, questo è quanto. Ora vediamo se Mattia si è addormentato. Io mi sa che mi vado. Una bella giornata, ma è uscita ora. Quando siamo usciti noi stamani non tanto era bella. Io sto un po' meglio della sinusite sicuramente, però non posso comunque esagerare ad uscire, eccetera, eccetera. All'attacco! Vai, vai, prendiamola, prendiamola! Vieni, vieni! Via! All'attacco! Scappa, scappa! Portami! Nascondiamoci! Attenzione! Che arriva! 3, 2, 1! Ci hai spiaccicato! Ce l'hai! Ma te sei sfogliata! Attenzione! Ah! Ora si butta, guarda come si butta, ascolta! Alzati, no, è solo il microfono! Alzati i pantaloni! Grazie, amore. Attenzione! Attenzione! Scappiamo. I'm out. Buongiorno, buon primo lunedì di dicembre. Bello il lunedì. E niente, è metà mattinata, sono circa le 10
E niente, io stavo un po' rassettando casa, che è particolarmente incasinata. Infatti ieri Nello voleva fare l'albero, decorare un po' casa, ma gliel'ho decisamente proibito perché non era il caso. Non si può addobbare casa con le zone addobbabili incasinate, quindi non mi riferisco ora qua al letto. Quindi ora devo finire di rifare il letto perché mi sono dedicata ad altro. Qua ho volutamente messo per terra lì le cose. Dite che sei impazzita, che butti per terra le cose che poi pulite. Pulite però in uso una volta, in uso mezza volta, insomma ho detto senti, le metto lì così poi sono obbligata a ripiegarle e a toglierle di mezzo. Stessa cosa sulla sedia lì di Nello. E niente, stavo pulendo il bagno. Vabbè, il bagno, ma non mi pesa mai più di tanto pulirlo. Anzi, ora insieme a voi voglio prendere il mio panno fidato, questo qua, che sarebbe per asciugare i piatti. Oh, sta piovendo, sentivo cose. Ho approfittato che sono da sola, non c'è Mattia, anche se comunque con la sinusite non è che devo prendere freddo. Infatti, ho steso la lavatrice, ridiamo tutti insieme, ma Mattia era rimasto senza pigiama. Perché ieri che era una giornata che potevo lavare, però era domenica, quindi siamo usciti, come vi ho detto, insomma, l'ho preso a quel servizio, perciò niente, ho dovuto lavare e asciugherò sui termosifoni, però ho fatto una lavatrice piccola piccola con giusto le cose essenziali, un po' di intimo e più che altro i pigiami di Matti. Niente, io vi faccio vedere. Questo qua che lo sto testando, vedete, lo sto iniziando a testare, però ve ne parlerò più avanti. Infatti, a gennaio, ora cerco di conservare un po' di detersivi e vi rifaccio un video sui detersivi. Questo si chiama Aleato in odore detergente vetri ed è della linea più pulito che mi è stato omaggiato e lo uso in combo con questo qua. Questo panno io ne ho due, uno ce l'ho, uno di questi panni, no vabbè, li ho ricomprati dai, però mi durano veramente gli anni questi pannetti qua Vileda, che sarebbero i panni per tipo asciugare, non lo so, me l'ha fatto scoprire mia suocera e come mi vengono i vetri con questo, non vengono con niente. Tra l'altro stavo montando anche un video che avete già visto, ovvero la pulizia della postazione make-up e riorganizzazione, e anche lì si vede che pulisco gli specchi con questo. Poi per le mattonelle, ovviamente il bagno, a volte faccio la pulizia base che riguarda solo i sanitari, il lavandino e lo specchio, e poi quando faccio un po' più approfondito pulisco anche tutte le mattonelle. E sto attualmente ho come prodotto in uso il Bref brillante multiuso, questo qui. E ci pulisco tutte le mattonelle, insomma, questi sono i prodotti. Ah, e invece per pulire qua sopra, ho in uso lo smacco che preferisco Mastro Lindo, e poi il Viocal che l'avevo comprato, ma boh. Non ho moltissimo calcare, però lo sto inserendo, cioè lo uso per qua, vedete? E per qua. E niente, semplicemente questo. E niente ragazze, quindi oggi poi devo spolverare la camera da letto, pulizie basiche e più che altro sistemare il salotto, vi stavo dicendo. Questo è Nello, sta tornando. Eccolo, ho comprato il pranzo, fammi vedere. Aspetta. Passato un attimo al penny con questa bella stagione. Molto Bella, eh? bello. Assai. Vediamo che cosa c'è. Focaccia. Dato lui. Una mozzarella, una ricotta. Io stasera mi mangerò i fiocchi di latte. Buone, le gomme. Insalata e vabbè, e il polletto. Ragazzi, niente, vi stavo dicendo che poi qua in salotto appunto c'ho tutte le mensole qua un po'. Oddio, che luce! Andiamo. Ok, un po' meglio. E ho tutte le mensole qua da pulire, bla bla bla, in virtù, in vista degli addobbi.
E niente, mi rimetto all'opera. Per oggi basta. Dice che ne so io. Sto male. Avanti e indietro. Per oggi basta, ragazze. Ora mangiamo. Oh no. Poi qualcuno va a prendere Mattia. Vabbè, o io o lui. Che? Davvero? Davvero? Sì. Va bene. Ci. Gira la testa. Aiuto. Ciao amore. Amore scatolato. Che fa? Saluta Matti. Ciao ciao. Matti saluta. Ciao ciao. Ciao ciao. Saluta. Ciao ciao. Buongiorno ragazzi, oggi è mercoledì 4, no, partiamo male, martedì 4 dicembre. Stamattina ho deciso di dedicare questa prima parte della mattinata, visto che sono le 9, a impacchettare tutti i regali di Natale che vedete là sopra, tranne uno che è per il battesimo di Chiara. Insomma, tutti i regali che fino adesso abbiamo comprato, sia per Mattia, per insomma tutti i regali. E quindi mi sono già portata avanti e qua abbiamo tutte le carte. Queste qua sono di IKEA. Questa l'ho presa a Lidl, questa l'avevo presa l'anno scorso ma non mi ricordo dove, e anche questa è un avanzo dell'anno scorso.
mentre questa qua l'ho presa da Primark e questa la utilizzerò per Chiara per il regalo di battesimo. Qua ho alcuni nastrini che ho preso da Lidl per fare i pacchetti e qua ho le mie tre scatole per fare appunto i pacchettini. E tra l'altro però mi sono scordata una cosa, perché io avevo preso anche appunto questo spago da... c'è anche questo. C'è anche un altro regalo per Mattia che avevo sperso. E niente, lo spago è questo qua che avevo preso sempre da Ikea, che vi avevo fatto vedere nel video haul. Visto che comunque ho acceso anche una ring light, perché sennò non ne usciamo a livello di luce, perché è buio, cioè... e tra l'altro ci sono anche le zanzare, cioè ragazzi, il primo che d'estate dice mi fa schifo l'estate perché ci sono le zanzare, cioè ti può far schifo per altri motivi, ma per le zanzare no, perché le zanzare, io ho avuto più zanzare a ottobre, novembre e dicembre che non nei mesi estivi, no comment. E più che altro perché svegliano Mattia, hanno pinzato Nello tutto su una mano, c'ha tutta una mano gonfia, ragazzi, aiuto. Quindi ne ho approfittato anche per sistemare un'anta dentro lo studio. Ho iniziato a tirare via le cose, quindi ripulirò tutti e tre i piani, così almeno poi dopo risistemo tutto. So già che mi ci vorrà almeno un'oretta e mezzo. Poi mi devo anche truccare e poi devo uscire, perché devo andare a sbrigare delle commissioni abbastanza veloci. Volevo anche fermarmi un attimo al supermercato, ma in questo momento ho deciso che non mi ci fermerò, farò solo le mie commissioni, un'uscita breve, in una mezz'oretta spero di fare tutto, quindi partiamo. Ragazze, è più tardi di prima perché c'è stata un'emergenza e non tanto piacevole, però ora mi vado a truccare insieme a voi e poi proseguo con quello che ho iniziato prima. Spero sia tutto risolto comunque. Tra l'altro sono già stata a fare anche le commissioni, mi sono rifatta anche un altro caffè che ci voleva, quella sì, è la mia ring light, e sono passata dall'edicola a prendere un altro numero per Mattia con gli animali e niente, dopo glielo do. Thank you.
ragazze, rieccomi. Sono stata una mattinata impegnativa e probabilmente quando prima forse vi ho detto qualcosa ero un po' agitata perché è successo un imprevisto che mi ha fatto un po' agitare. Comunque io quando non utilizzo il top coat mio di Essie succedono queste cose. Quando utilizzo il top coat di Essie va tutto bene, quindi dopo rifaccio quest'unghia. E niente, sono andata a prendere Mattia a scuola, l'ho anche addormentato e poi dopo il primo colloquio individuale con le maestre. E io penso che faccio finire questo vlogmas qua e vediamo un attimo come vengono questi vlogmas, come mi organizzo, perché ah sì, tra l'altro mi sono cambiata 3 volte prima perché voglio mettere questa maglia, anzi dopo mi sa che mi metto i jeans per andare a scuola e vabbè sempre le scarpe da ginnastica. E questo maglioncino sottile, però a me tiene caldo, l'avevo preso da Pinky 3 anni fa abbondanti, ma è ancora perfetto. Sì, si è mantenuto molto bene per essere di Pinky. Vi do appuntamento per i vlogmas sempre comunque nel weekend, così è un video anche molto rilassante e cioè non è un video che ne so di preferiti, che uno dice vabbè voglio sentire la recensione di Ale su alcuni prodotti, che ne pensa, non che uno stia facendo una lezione all'università, voglio dire di matematica, che deve essere là attento. Però è un video molto più sciallo, ecco, il blog, cioè uno si mette là e via. Niente ragazze, basta, e sono contenta che è uscito anche il sole, ho steso anche una lavatrice e ora vado a rimettere a posto un po' di casino che ho fatto di là, perché nello studio avevo tutte le mie frusagliette da bricolage, tutte le cose che mi avesse bricolage, vabbè, do it yourself, tutte queste cosine qua, tutte messe in un'anta della struttura che ho lì nello studio, ed è uscito il mondo, mamma mia quanta roba è uscita. Quindi casino, prima o poi, ora in questi 10 giorni devo vedere di sistemare un po' anche anta. Avete visto, ora ho fatto la make up collection e poi andiamo per gradi, però voglio approfittare appunto dei pacchettini di Natale, di questo periodo dove sfrutto molto di più quell'angolino per buttare quello che non mi serve, per smistare meglio tutte le cose e niente. Basta, io vi mando un bacio e fatemi sapere se questo primo vlogmas vi ha tenuto compagnia. Un bacione, ciao!